Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Perdonatemi se mi scenderà un po' la voce durante il video, ma non sono ancora totalmente guarita. Sì, me la sto portando dietro da 2 settimane, lasciamo perdere. Comunque, oggi sono qui con un video che vi piace un sacco vedere e che mi chiedete sempre. E devo dire che l'ultima volta che l'ho fatto è stato più di un anno fa, quindi mi sembrava un momento appropriato per farne un altro. Se avete letto il titolo sapete benissimo che sto parlando del What's on my iPhone. Quindi cominciamo subito. Il mio telefono è un iPhone 7 Plus che ho appunto comprato un anno fa e devo dire che funziona ancora perfettamente. Gli altri iPhone che ho avuto di solito dopo un anno mi davano un sacco di problemi, invece questo funziona alla perfezione. L'ho tenuto benissimo, devo essere sincera, e quindi sicuramente prossimamente non lo cambierò perché il mio good boy funziona bene. La cover, se ve lo state chiedendo, è di Bershka. L'ho presa in Olanda, ma l'ho vista anche a Milano di recente, quindi potete trovarla. E niente, direi che ho detto abbastanza, quindi passiamo direttamente alla mia schermata del telefono. Aspettate che le faccio un po' spazio, mi metto un po' qua, un po' là, un po' qua. Benvenuti nella prima schermata. In questa schermata tengo tutte le applicazioni che uso più spesso e quelle che sono, diciamo, più utili e più basic, come per esempio appunto impostazioni, foto, orologio, fotocamera, Gmail e così via. Ho questa applicazione che si chiama Moovit, che avevo già menzionato, ed è utilissima per calcolare i tragitti in treno, in metro, in autobus, eccetera. E poi ovviamente ho Netflix, perché Netflix è vita. Successivamente, nella barra grigia in fondo, ho le applicazioni verdi, che per fortuna sono quelle che devono stare lì, e sono Spotify, telefono, messaggi e WhatsApp. Nella seconda schermata ho Facebook, Twitter e Instagram, che sono i miei social principali e che ovviamente trovate sia nell'info box che qua elencati, quindi vi invito ad andarmi a seguire. Fate pure. Ok, perfetto. Grazie mille. E ovviamente anche loro le uso un sacco, se mi seguite lo sapete. Poi ho questa applicazione molto molto divertente di cui vi vorrei parlare, quindi adesso la apriamo insieme e capiamo che cos'è. Questa applicazione si chiama appunto Unik. Allora, come vedete c'è una frase e 4 nomi. Questi nomi sono delle mie amiche o delle mie compagne di classe. Praticamente quando ci si registra nell'applicazione si indica la scuola che si frequenta e così è più facile appunto aggiungere i propri compagni e i propri amici. Quindi vi faccio un esempio pratico per farvi vedere come funziona. Leggo: a fine pasto mangia sempre il tiramisù. Secondo me Alessandra Cotta è una di quelle persone che lo fa, quindi direi proprio lei. Non rinuncerebbe mai a Instagram. Questo è difficile. Orsolone. Bene, questi sono 2 semplici esempi di come funziona l'applicazione. Poi, come vedete in alto a destra, posso vedere che ho 12 stelline e posso andarle a vedere cliccando sulla stellina in basso. Come vedete ci sono delle stelline che non ho ancora aperto, che mi manda una ragazza del 5º anno, quindi che frequenta il mio stesso anno. Io posso aprire e vedere chi in anonimato ha detto cosa di me. Per esempio qui qualcuno dice che ho la foto profilo più bella. Grazie. Grazie mille, chiunque tu sia. Per scoprire chi mi ha fatto questo complimento posso premere su chatta e scrivere un messaggio a questa persona. Quando questa persona mi risponderà scoprirò chi è. Questa è l'applicazione, io ve la lascio nell'info box se la volete scaricare. E soprattutto ditemi se la conoscevate già, perché secondo me è veramente molto carina. Io e le mie compagne di classe ci divertiamo un sacco quando ci arrivano le notifiche di chi dice cosa, perché ci facciamo un sacco di risate sempre. Quindi la trovo un'applicazione davvero carina. In ogni caso poi abbiamo Snapchat, YouTube, YouTube Studio, che è un'applicazione molto comoda per chi ha un canale, Social Blade, anche utile per YouTube, Tumblr, Telegram, gestore delle pagine, e Reverso Context, che è un'app di traduzione molto molto utile e molto immediata, a mio parere. Disclaimer: in queste cartelle non c'è proprio quello che c'è scritto. Per esempio, in istruzione, sì, ci sono delle app che riguardano l'istruzione, ma poi c'è tipo Ticket One e My Team e Taxi Milano e i treni olandesi, quindi ok. In giochi ci sono dei giochi, giochi di carte e così via, e 2 app per fare workout, whatever. In food c'è Food, ma c'è anche Genius, che è un'applicazione molto utile per cercare i testi delle canzoni. E per finire, in foto e video, qui ho detto la verità, ci sono solo app di foto e video, e quella che uso di più è VSC o Cam. Se vi state chiedendo perché non le riordino, perché non ho voglia, perché sono pigra e perché so già dove sono le cose, quindi ormai è così. Per finire, nell'ultima pagina ho Useless, dove ho tutte quelle applicazioni della Apple che non si usano mai, e Viaggi, dove ho tipo tutte le applicazioni per i biglietti aerei, per i treni,
per gli alberghi, eccetera, eccetera. Bene, ora avete visto tutte le app e tutto ciò che contiene il mio telefono. Spero che questo video vi sia piaciuto e se lo stavate aspettando lasciate un pollice in su, e lo so che lo stavate aspettando, quindi fatelo. In ogni caso io vi ringrazio e non vedo l'ora di vedervi al prossimo video. Tra l'altro, per non perdervelo, iscrivetevi al canale così vi arriverà la notifichina. Io vi mando un bacione enorme, fate i bravi ma soprattutto fate i buoni, che siamo sotto Natale. Un bacio.